Direi partita in cui la differenza l'ha fatta la voglia di soffrire, la voglia di sbucciarsi le ginocchia sulle palle vaganti, di tirare fuori un'energia in più in difesa, un passaggio in più in attacco. Direi partita probabilmente dal peso specifico anche superiore, proprio per questo aspetto che vi dicevo prima, rispetto ad una vittoria larga, ad una vittoria tipo il match con Recanati, perché abbiamo dimostrato di poter vincere in rimonta, perché abbiamo creduto fortissimamente, a differenza di quanto non avessimo fatto 15 giorni fa in casa con Casal Pusterlengo, del poter cambiare l'inerzia di una partita. Tanti motivi per essere contenti, però assolutamente ancora di più voglia di restare concentrati, perché è evidente che questa è una squadra che ha bisogno di mantenere la tensione alta, e quindi se non eravamo dei brocchi alle 17.59 di stasera, non siamo diventati assolutamente dei fenomeni adesso, e bisogna invece continuare con questa energia, con questa voglia, con questa disponibilità. Cosa molto banale, nel senso che io avevo fatto notare che forse era un po' frettoloso il tecnico fischiato a Sorrentino, probabilmente lì ho ceduto nella parte diciamo gestuale, e giustamente l'arbitro mi ha sanzionato con un fallo tecnico. Direi che probabilmente c'era più da essere prudenti nell'assegnazione del tecnico a Sorrentino, che nel complesso non aveva fino a quel momento rotto le scatole, mentre sono stato in quell'occasione assolutamente ingenuo io. Ma ribadisco il concetto che avevo espresso su tutta la squadra: anche Ashley è un giocatore giovane, anche lui ha bisogno di non accontentarsi di questo standard qua. Parliamo di un giocatore che ha dei parametri importanti, seguito in estate non a caso da franchigie che si chiamano Pesaro, che si chiamano Cantù, un giocatore che probabilmente è stato penalizzato nell'esperienza a Pesaro di essere arrivati praticamente a ridosso della prima di campionato, senza avere la possibilità di acquisire quel minimo di imprinting con questa realtà cestistica, quella italiana. Ovviamente in Lega è più difficile che non in Silver, però noi eravamo fortemente convinti e siamo ancora più convinti che possa crescere. Poi ci pensi che la vittoria della Viola passi anche dalla superdifesa di Monti Sabatino su Sowell nella parte finale della gara? Sì, ti ringrazio, perché era un aspetto che avevo espresso alla voce: capacità di sofferenza, capacità di stare insieme. Credo che sia stato strepitoso il lavoro di Nunzio, perché Sowell a quel punto è veramente scomparso dal campo. In precedenza non è che lo marcasse un giocatore debole difensivamente, lo marcava uno dei migliori specialisti difensivi delle ultime quattro stagioni di Lega 2, ovvero sia Gennaro Sorrentino. Credo che va dato merito a lui, ma sono tanti i giocatori che meritano una dedica particolare. Non dimentichiamoci il lavoro molto molto importante che ha fatto Agustin Fabi, esatto, in difesa sul Legion, che è un giocatore di grandissimo talento, probabilmente anche superiore in prospettiva allo stesso Sowell. Lo dicevo prima, tanti motivi per essere contenti, ma anche voglia di non mollare la presa. Insomma, restiamo a 4 punti dalla prima piazza, restiamo, credo, se non ha vinto il derby pugliese, Bari, a 4 punti dall'ultima. Siamo nel limbo, però siamo una squadra che secondo me ha mezzi tecnici e mezzi umani per poter crescere ulteriormente. Insomma, io credo fortissimamente nella possibilità di questa squadra di poter progredire durante la stagione. Insomma, una squadra giovane, non gli si poteva chiedere una partenza lampo, non l'abbiamo fatta. Pensate a
come diverse potevano essere i match di Corato, cioè di Ruvo con BNB Corato, e il match di Chiedi se avessimo disposto di un Hamilton in più.